Una Citroen C3 ha preso fuoco per cause ancora da appurare nel tratto di A14 tra Fano e Marotta, all'altezza del chilometro 179, in corsia sud alle 9.50 di questa mattina. Illesi, gli occupanti del mezzo, una coppia di 38enni di Mulazzano in provincia di Lodi, diretti in Puglia. L'autista riporta alla pattuglia della polizia stradale di Fano di essersi accorto delle fiamme guardando nello specchietto retrovisore dove ha visto alte lingue di fuoco provenire su dal fondo della macchina. L'uomo ha subito fermato l'auto in corsia d'emergenza ed una volta sceso dall'abitacolo ha presto capito che in realtà era il motore l'origine del rogo, probabilmente per un guasto. L'auto però era alimentata a benzina. Ha immediatamente chiamato il 112 e messo in sicurezza la compagna di viaggio ed i bagagli. All'arrivo dei vigili del fuoco l'auto era completamente avvolta dalle fiamme, che però sono state rapidamente contenute e spente dalla squadra. Niente da fare per il mezzo, che è andato completamente distrutto ed è stato rimosso con l'ausilio di un carro attrezzi. Contestualmente alle operazioni di spegnimento, però, come spesso accade, si è verificato un tamponamento plurimo sempre in corsia sud della 14 tra tre autoveicoli senza alcuna conseguenza per gli occupanti, vista la velocità ridotta, con soli danni alle auto quindi. Disagi comunque in autostrada per le code di rallentamenti che si sono subito formate da talora di intenso traffico, anche dovuto all'esodo estivo. Le code e di rallentamenti sono stati gestiti dagli agenti della polizia autostradale intervenuti sul posto.